dentro me. Sei l'inverno in fondo al cuore, sei l'estate che non c'è, sei la via che passa dentro me. Musica d'autore oggi a Hit Hit, sono con noi i La Cruz, sì, benvenuti ragazzi. Un attimo intanto, esatto. Che ci raggiunge anche Cesare che sta ancora, esatto, giocando con i piatti, vedo. Vieni. Arriva. Cesare, allora iniziamo. Io intanto partirei con la prima domanda. Dunque, voi siete nati nel 93 come La Cruz, però vorrei che ci parlaste un attimino delle vostre origini, l'esperienza nel Carnival of Fools e cose varie. Esatto, cose varie, esatto. Storia, e come siete arrivati a questa sonorità? Allora, io ho suonato nei Carnival of Fools dal 90, abbiamo fatto le prime cose con Max. Esatto. E mentre Cesare suonava nel metà degli anni 80 con i Weimar Gesang, che era un gruppo post-punk italiano. Okay. E poi ha suonato negli After Hours per un periodo. Paolo Milanesi ha suonato nei Rosso Maltese. E Luca Lagas, il bassista, ha suonato con Alessio Bertolotto, con i Radical Staff, con un po' di cose di questo tipo. Bene. Ecco, senti, parlando poi del vostro sound, voi siete riusciti a fare questa mediazione tra la new wave degli anni 80 e quella che è invece la tradizione dei cantautori italiani, De Andrea, Conte, insomma Tenco, che vi è molto caro. Mi spieghi un po' come siete riusciti? Ma abbiamo cercato di far convivere, diciamo, sì, due situazioni musicali completamente diverse, no? Nel senso che noi arriviamo appunto da un background culturale musicale del periodo del punk, del post-punk, del new wave, certo, e con tutti i suoi sviluppi, della le sue cose, di questi suoni qua. Sì, e mentre poi dal punto di vista della scrittura cercavamo qualcosa che non fosse la solita canzonetta. Certo. E abbiamo scoperto che 20 anni prima alcuni autori importantissimi, appunto come Tenco, come Ciampi, avevano già fatto le cose che noi cercavamo di fare. Esatto. Adesso io vorrei fare una domanda a Cesare. So che il vostro ultimo disco l'avete mixato in Inghilterra, giusto? Sì. E tra l'altro avete lavorato in uno studio dove hanno lavorato grandissimi tipo Kula Shaker e Paul Weller. E volevo sapere un attimino le vostre impressioni, come vi siete trovati, che atmosfera c'era. Ma comunque siamo andati in Inghilterra un po' per caso, nel senso che abbiamo cercato tanti studi, cercavamo più che altro uno studio in cui poter stare in campagna, in un posto isolato. Certo. Infatti eravate a 50 km da sì, Londra, sì, esatto. Sì, infatti Londra praticamente non l'abbiamo neanche vista. Ok, però. Fantastico. E casualmente appunto siamo andati a finire in Inghilterra, mm-hmm. Abbiamo trovato la situazione ideale e tra l'altro abbiamo trovato uno studio molto bello. Ma com'è rispetto alla Jungle Sound? C'è un'altra atmosfera, credo. Com'è? Sì. Comunque dove hanno... Jungle Sound è un posto importantissimo e esatto, fondamentale, certo, per Milano esatto. C'è un'atmosfera diversa, nel senso che comunque c'è un'atmosfera da studio più grande, certo, più isolato.
poteva essere quello studio come tanti altri. Con Jungle Sound si trovano altri tipi di, certo, di situazioni. Ok, noi torniamo okay, comunque al live di Hit Hit, perché ora i La Cruz ti presentano Dentro Me, il loro secondo pezzo. Esatto, quindi fuori, sentiamolo. Invece. Interessarmi, non esiste nulla, no, perché tutto è dentro me, 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 tutto è dentro me. Quanto cambia quando io ti guardo, il tempo si ferma, tu sei dentro me, 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 tu sei dentro me. Tu sei dentro me, tu sei dentro me, ancora dentro me, tu sei dentro me, tu sei dentro me, tu sei dentro me. Ok, abbiamo sentito Dentro Me dei La Cruz, esatto, che tra l'altro è anche il nome dell'album. Adesso se possiamo spostarci solo un attimo su questa artista. Dentro Me, ricordiamo che è un pezzo, è una cover. Sì. È una cover, esatto, di un gruppo italiano che si chiamavano Detonazione. E niente, noi abbiamo rifatto questo pezzo
anche come un tributo a questo periodo musicale da cui noi comunque arriviamo. Certo, tra l'altro in questo album ci sono tantissime collaborazioni, volevo solo sapere, e non facciamo in tempo magari a citarle tutte, perché ci sono Alma Megretta, Capossela, Vernetti, insomma anche artisti Casino molto diversi Royale. Come Casino Royale o Madaschi. Esatto. Come mai tutte queste collaborazioni? Innanzitutto c'è Vinicio Capossela, sì? Che è un amico, che ci ha chiesto nel suo disco di collaborare per arrangiare un pezzo, e noi appunto l'abbiamo fatto. Ho fatto i rumori. Sì, esatto. Poi c'è Ugo Reis, che è un chitarrista australiano, appunto, che anche lui del giro di Nick Cave, che ha suonato appunto anche con i Best Seeds. Anche lui è un amico che, passando da Milano in day off, è venuto in studio. Quindi sono nate tutte, sì, molto. È una così, cosa proprio così. Di amicizia. Più che altro. Senti, per i progetti del futuro, che questa è la domandona. È la so domandona che avete un classica. Tour in preparazione che sta per partire. Esatto. Sì, partiremo il 3 di aprile. Da dove? Da Tavazzano, che è una città vicino a Lodi, per poi andare ad Aosta, a Ranzanico, vicino a Bergamo, a Torino. Certo, poi comunque dopo noi ci occuperemo delle vostre date, perché con il nostro dove, come, esatto, quando le daremo noi, ok? Perfetto, allora io vorrei ringraziare e salutare La Cruz. E ragazzi, mi raccomando, rimanete con noi perché ci saranno tantissime altre cose dopo. Ciao! Ciao, ciao! A tra poco!